11 agosto. O casa di Israele, non posso io far di voi quello che fa questo vasaio? Dice l'Eterno. Ecco, quel che l'argilla è in mano al vasaio, voi lo siete in mano mia, o casa di Israele. Geremia 18:6. Vasi nelle mani di Dio. Ancora oggi, di chi si arrende alla sua volontà, Dio vuole fare un prezioso vaso da riempire con i suoi inestimabili tesori. Non pretendere di fare subito grandi cose per il Signore, ma dagli spazio per operare in te e modellarti secondo il suo piano per la tua vita. Lasciati formare dal Dio d'amore attraverso l'opera di grazia in Cristo Gesù. Arrenditi al suo amore e credi in Lui. Egli ha dato se stesso per cancellare i tuoi peccati. È risuscitato per la tua giustificazione ed ora è alla destra di Dio dove intercede per te. Lasciati formare dal Dio Santo, resistendo alla tentazione e alle offerte di questo mondo. Riponi nel tuo cuore la sua parola per non cedere al peccato ed egli ti conserverà puro e santo. Lasciati formare dal Dio Onnipotente, attraverso le difficoltà, rimanendo fedele al Signore in ogni tempo. Sappi che egli ti darà la vittoria nella prova, facendo cooperare ogni cosa per il tuo bene. Lascia che il Signore ti usi come vuole, non come tu vuoi. Lasciati plasmare, forgiare dalla paterna mano di colui che medita pensieri di pace e non di male per il tuo avvenire. Geremia 29:11.